fa la mi, re mi fa, attenzione al mi, mi scusi. sol si fa, sol la si do la fa. Che cosa mi sta succedendo? Una tenerezza che io non ho provato mai. Lo so che mi sto innamorando, ma non ho il coraggio di confessarlo neanche a me. Di te ed ho 30 anni di più. Tu perché guardi me? Hai capito già, io vorrei dirti che forse tu lo sai, un bene segreto e profondo, una cosa dolce che io nascondo dentro me, l'amore più grande del mondo. Troppo tardi ormai per un uomo come me, innamorato di te. Ed ho 30 anni di più. Bene, allora ci vediamo dopodomani, signorina. No, maestro. Giovedì, allora. No, maestro, non verrò più. E perché? Ha deciso di non continuare a studiare? No, maestro. Ma perché allora? Perché sono innamorata di lei. Venga lei, Gaudenzi.
E grazie al patrocinio della Contessa di San Severo, nostra nobile benefattrice, il saggio dell'Accademia sarà un avvenimento culturale mondano d'eccezione. Nella prossima riunione stabiliremo la data e il programma da stampare. Ci si attende molto dalla sua allieva, la contessina Laura. Non si preoccupi, la ragazza è piena di talento e si sta preparando con molta cura. E quel Carlo Gaudenzi, il figlio del commendator Gaudenzi, lei sa bene chi è il commendatore, vero? Io so soltanto che tutti i salumi che si mangiano nell'Italia centrale portano il marchio Gaudenzi. Il commendatore è un patito della musica e non ammetterebbe mai di non aver generato un artista. Purtroppo questa volta dovrà ammetterlo. Carlo è il ragazzo meno dotato musicalmente che abbia conosciuto nella mia vita. Ma le persone che a me interessano non sono in grado di giudicarlo. Il commendatore è un uomo introdotto, ha delle amicizie importanti per un appoggio politico, per una sovvenzione. Può essere utile, sa come vanno queste cose? Non molto, però so che è un male illudere un ragazzo su una strada sbagliata. Ecco, voi artisti tutti sentimentali. Poi sono io che devo quadrare il bilancio. Il direttore ha ragione, la scuola deve sopravvivere comunque per coloro che sono dotati, anche a costo di qualche compromesso. Sì, ma io sono un insegnante, non un ragioniere. Mi scusi, ma ho dimenticato il cappotto in guardaroba. Devo andare. Peccato, speravo di poterle offrire un caffè. Con molto piacere, ma un'altra volta. Arrivederla, signora Taddei. Luciana. Arrivederci, Luciana. Oh, mi scusi, credevo che non ci fosse nessuno. E poi non si lasciano le luci accese, vero? Beh, certo, alla mia età si diventa pignoli e metodici. Ah, con me non attacca. So benissimo che fare il vecchio è la forma più raffinata di civetteria. Io non faccio il vecchio, è che in confronto a lei, purtroppo. Lo sapevo. Adesso mi dirà anche che potrebbe essere mio padre, il discorso è completo. Va bene, non glielo dirò. Ma lei ha rischiato di restare chiusa qua dentro. Non c'è più nessuno. Non dimentichi che questo palazzo appartiene a mia madre. E quindi ne conosco tutte le uscite più segrete. Non mi ha neanche chiesto che cosa stessi facendo in quell'ufficio. Io non sono indiscreto. Io invece sì. E che cosa cercava? Beh, devo proprio confessarlo. Stavo indagando su di lei. Scavavo nel mistero della sua vita. Ah. Non mi crede? E ha scoperto qualcosa? Non mi sembra che ci sia niente di così importante. Buongiorno, maestro. Ciao. Saranno tutti un po' sorpresi a vederla in compagnia di una ragazza. Lei è un personaggio in questa città. L'ambiente in fondo è molto provinciale. Quindi un tipo così chiuso e riservato incuriosisce un po' tutti. Nel conservatorio, per esempio, ci divertiamo a inventare le cose più assurde, a fare le ipotesi più folli sulla sua vita privata. Me ne dica una. No. Comunque, molte ragazze sono innamorate di lei. Ma va. Persino la piccola Agnese. E chi è questa piccola Agnese? Agnese Dell'Ombra. È al terzo anno di violoncello. Ebbene, l'anno prossimo, guarda caso, vuole passare al violino. Ah, sì? E poi per non parlare della maestra Taddei. Ma lo sa che da quando lei è venuto a insegnare qui al conservatorio va dal parrucchiere due volte alla settimana? Non avrei mai creduto di suscitare tanto interesse. Perché non ride più spesso, maestro? Le offro un passaggio, se permette. No, grazie. Capisco. Si è già concesso anche troppo per il suo carattere. Ma no, è che preferisco fare due passi a piedi. Come vuole. Arrivederci, allora. Arrivederci, Laura. Giovedì l'attendiamo, si ricordi. Lei è l'unico insegnante che abbiamo invitato nel nostro rifugio. Prometto che non mancherò. Ci conto. Normalmente non invitiamo gli anziani fra di noi. Qui possiamo fare tutta la musica che vogliamo. Anche questa è di mia madre. A lei piace molto fare la parte della benefattrice. Ma se sapessi in che condizioni abbiamo trovato Buongiorno, questa casa, un vero disastro. Buongiorno. Pioveva dappertutto. Buongiorno, maestra. Salve. Buongiorno. I mobili li abbiamo rimediati un po' di qua, Ciao, un po' di là. Ah. Ah, le pitture murali sono di Carlo Gaudenzi. Che gliene pare, maestro? Ma allora Gaudenzi ce l'ha il senso artistico? No, scusa, volevo dire che è molto bello, bravo. L'hai fatto tu? Le piace davvero? Certo.
Grazie, sono contento che lo dica lei. Lassù abbiamo sistemato un po' di letti per qualcuno di passaggio, o per chi non ha voglia di tornare a casa la notte. Capita a volte di trovarsi al verde. Io dormo qui da 6 mesi. O mi pago lo strumento o la pensione. Io invece vengo qui ogni volta che litigo con mia madre. È un posto veramente straordinario. Non so come ringraziarvi per avermi invitato qui. Beh, noi l'abbiamo invitata a sentire un concerto. Vero, ragazzi? Ah, sicuro. Si accomodi, maestro. Grazie. Mi piacerebbe sapere come ha imparato a suonare la tromba e a suonarla così bene. Ma da ragazzo così, per gioco. Secondo me, in qualsiasi forma d'arte, sia musica, pittura, poesia, è importante avere dentro qualcosa, qualcosa da esprimere. Sì, è una specie di felicità. Anche a me capita qualche volta di sentirla quando suono. Io non provo nessuna felicità quando suono il violino. Sono talmente preoccupato a ricordarmi tutto, le posizioni, le note. Ma di un po', tu quando dipingi provi qualcosa. Sì, certo, posso lavorare per ore coi colori senza stancarmi. Lo so che col violino non riuscirò mai, ma mio padre dice che la musica è la vera arte. Ma perché non provi a parlare a tuo padre seriamente, da uomo a uomo? Ci ho provato, ma non serve. È uno di quelli che hanno sempre ragione. Senti, vuoi che provi io? Lo farebbe davvero? Certo. Non vedo perché dovrei aver paura. Lei vuole bere qualcosa, maestro? Un po' di whisky? No, grazie, non bevo mai. Come non beve mai? Non è possibile. Beh, di che ti sorprendi? Anch'io sono astemia. Ah, come la capisco, maestro. A me l'alcol dà come un senso di repulsione. Questa è la signorina Agnese dell'Ongaro. Gliene ho già parlato, ricorda? Ah, senti, come mai tu vuoi rinunciare a tanti anni di studio per il violino? Va bene che alla tua età puoi permetterti qualsiasi lusso. Ma io ho 16 anni, sa? Oh, sentite, per carità, non parliamo di anni, altrimenti mi fate sentire un Matusalemme. Propongo un brindisi al più vecchio maestro di violino
del mondo. E va bene. Salute. Cingì. Cingì. Evviva. Ciao, arrivederci. Posso accompagnarla io, maestro? Su che cosa lì? Guardi, no, l'accompagno io, eravamo già d'accordo. Ciao. Ho mentito, ma volevo solo toglierla dall'imbarazzo. Beh, sarebbe stato un po' complicato salire su un trabicolo simile. E se sapesse poi come lo guida. Una cosa tremenda. Ah, io non ho la macchina, ma sono venuti a prendermi. Renato Ferrari, piacere. Il maestro Giovanni Molto Rossi. Piacere. S'accomodi, prego. No, 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 salga lei davanti, io vado prego. Dietro, grazie. Hai cambiato idea, spero. Io ho già prenotato un tavolo. Ci andiamo a cena a Firenze. A condizione che non mi trascini con i tuoi amici a parlare di rugby. Renato, oltre che giocatore, è anche dirigente della squadra. Quindi quando si riuniscono tra di loro è un disastro. Non fanno altro che parlare di partite, di punti, mete, di trasformazioni. Una noia incredibile. Ma perché il rugby è un gioco piuttosto interessante. Ah, lo conosce? Una volta lo seguivo un po'. Ma perché non viene a cena con noi, maestro? Beh, per un viaggio così lungo preferirei una posizione un pochino più comoda. Oh, accidenti, sta proprio scomodo, eh? Non al punto da rimpiangere il motorino di Agnese, però... Perché hai preso proprio questa macchina? Con tutte quelle che c'ha tuo padre ferme in garage. Beh, non potevo sapere. Mi scusi anche lei, maestro. Però abbiamo fatto una bella corsa, no? E infatti siamo quasi arrivati. Anzi, appena può, se si vuole fermare. Ma no, è ancora lontano. No, è che io... Lo sa, preferisco fare due passi a piedi. Grazie per il passaggio. Niente, arrivederla. Vediamo se ce la fa uscire da questa trappola. No, ce l'ho fatta. Arrivederci, maestra. Arrivederci ancora, grazie. Laura. Ecco qui per il nostro maestro. Una sorsata di questo, no, il mondo è suo. Ma è possibile che mi riesce a farlo bere? Dovessi metterci 20 anni, ci riesco, eh. Ce lo porto io sulla strada giusta. Buonasera, ingegnere. Arrivederci, a domani. Maestro. Ingegnere. Segna, Maurizio, eh. Già fatto, maestro. Ciao, a domani. Arrivederci. Marianna, che fai? Ma tu ancora in piedi sei, eh? Io non ho sonno, e tu? Ma è così, è così. Su, Marianna, andrà a fastidio al maestro, avanti, va, che ora l'anda a letto, muoviti. Quando è che mi insegna a suonare la musica? Il violino. Il violino? Beh, te l'ho detto, mi pare, quando inizieranno le vacanze, te l'ho promesso, no? Quando? Tanti giorni così? Beh, un po' di più, però passeranno prestissimo, vedrai. L'ho fatto per te a scuola, guarda. Però le bestie, con noi è un tipo di lavoro. Questo domatore tedesco aveva un altro sistema di lavoro. Che sa, il domatore porta magari la sacca della carne e la porta davanti. Invece questo l'aveva di dire. Allora, ogni volta che tirava verso le tigri...
Noi la mettiamo davanti perché la tigre deve venirci davanti. Noi l'abbiamo avvertito, guarda, mettetela davanti. No, no, no. Una mattina noi non c'eravamo nessuno, noi siamo... Fu a Brooklyn che Giovanni Russo diventò Joe. Lo chiamarono così i suoi nuovi compagni di gioco, figli di emigrati come lui. L'America era un miraggio per tutti, una speranza di vita migliore, di un lavoro sicuro. E anche Gaetano partì con la moglie e il figlio Giovanni. Il bambino non aveva neppure 5 anni. Ce l'aveva nel sangue la musica, il piccolo. Ma lei per quale giornale scrive? Per una rivista di Milano specializzata in musica. E stiamo facendo una collana sui musicisti contemporanei. Il suo racconto sarà prezioso per il pezzo sul maestro Russo. Molte cose me le hanno raccontate. Non sono mica così vecchio come lei crede, sa. Ecco, ecco, vede? Vede quella casa? È lì che è nato Joe Russo. Cosa faceva il padre del maestro? Io ero poco più che un ragazzo. Pure Gaetano me lo ricordo bene. Un vuoto incolmabile quando partì. Era messo comunale e clarino della banda. Ma lei sa com'è la politica? Fu costretto a lasciare l'Italia. E in America fece un po' di tutto. Cameriere, muratore, garzone. I primi tempi sono duri per gli emigrati. Si è costretti spesso a fare i lavori più umili. La vita è stentata, è piena di mortificazioni. Ma le ristrettezze economiche e le difficoltà della vita non impedirono a Gaetano un giorno di portare il figlioletto Giovanni ad ascoltare un'opera diretta da un grande maestro italiano. Si era accorto che il ragazzo aveva la sua stessa passione per la musica. E non è escluso che proprio in questa occasione Giovanni abbia deciso inconsciamente di dedicare alla musica tutta la sua vita.
riuscì a diventare un famoso concertista. Suo padre lavorò molto e risparmiò tanto da riuscire ad aprire una bottega di barbiere. Con l'aiuto di Dio, naturalmente. Una sigaretta, padre. Oh, grazie, grazie. Prego. Tra i clienti della sua bottega c'era un grande violinista ebreo. Era un artista ormai ricco e famoso che amava tornare nei luoghi dove era stato povero. Gaetano gli chiese d'ascoltare suo figlio, ma il ragazzo era molto timido e molto orgoglioso, quindi dovette combinare l'incontro in modo che sembrasse casuale. Sentito il ragazzo, l'artista accettò di dargli lezioni per pochi dollari. E quando Giovanni cominciò a lavorare, poté pagarsele da solo. Successo dopo l'altro. E quando si accorsero che avevano sbagliato a chiamarlo Joe, perché Joe è il diminutivo di Giuseppe, il suo nome ormai era famoso. Lo chiamarono così anche in Italia, ma allora lei non era nata. E dopo tornò al suo paese? No. Il sindaco d'allora gli scrisse. Lui mandò dei soldi e con quelli si rifecero tutti i banchi della chiesa. E poi? Poi non si seppe più nulla. Soldi non ne arrivarono più. E neanche notizie. E non c'è nessun altro in paese che possa dirmi qualcosa di più? In un paese piccolo come questo, chi vuole che ne sappia più del parroco? Certo, la ringrazio. Ma chi è che sta vincendo? Hanno pareggiato adesso. E com'è il punteggio? 8-8. Thank you.
Silenzio, vi prego, silenzio. Signori, a questo punto è doveroso rivolgere un caldo ringraziamento al corpo insegnante, che tanto ha lavorato per la formazione dei nuovi artisti. Ed in particolare al maestro Giovanni Russo, che ha portato la classe di violino al più alto livello di preparazione musicale. Ce l'ho fatta, maestro. Finalmente posso andare a Milano a studiare disegno. Tutto per merito suo. Non so come ringraziare. Vuol dire che quando diventerai un pittore importante mi regalerai un po' quadro. Glielo prometto. Il commendator Gaudenzi. Piacere. Un triste giorno per me non vedere mio figlio quassù. Ma su, non se la prenda, commendatore. Vedrà che suo figlio le darà delle grandi soddisfazioni in un altro campo. Ma la pittura moderna non la capisco. Ma forse sarà un buon investimento. Ma la musica, caro maestro, è tutta un'altra cosa. Quell'uomo è veramente straordinario, mi scusi. Finalmente posso farle i miei complimenti, maestro. Non si parla che di lei. In verità è più di lei che si parla, contessa. Il merito di tutto questo è suo. Mia madre ha finalmente capito che anche da giovani sconosciuti può venire fuori a volte della buona musica. Per lei, se non si è almeno sul cartellone della Scala... Posso avere il piacere di averla a casa mia domani sera? La ringrazio, contessa, ma purtroppo io... Non si rifiuta un invito della contessa. L'aspetto senz'altro. Pensa, sei riuscita a commuoverli. Davvero non ti sei annoiato? Ma no. E poi, quando suoni così, sei ancora più bella. Qualcosa che non va, Luciana? Non so che cosa mi prende. Giorni così mi riempiono l'anima di ricordi. Mi commuovo come una stupida. Quanto? Niente, grazie. Le dicevo di Santa Cecilia. Fu una serata magnifica. Un pubblico stupendo. E gli applausi, Dio mio, mi gira la testa se ci ripenso. Buono. Ho fatto bene ad accettare l'invito. Mi hai reso così felice. Carina. Quando l'ha fatta? Avevo poco più di 20 anni. In quei giorni, a Venezia, il maestro Benedetti Michelangeli mi disse che avrei avuto un grande avvenire. Stavo per firmare un contratto per andare a Londra alla BBC. Poi... Io l'ho ascoltata suonare qualche volta. Lei non avrebbe dovuto abbandonare la carriera. Il matrimonio. I pregiudizi. Una donna... sposata, sola, all'estero. Questa è una piccola città. E poi è venuto il primo figlio. Mio marito è una brava persona. E quella è la grande passione della sua vita, la caccia. Mamma, ho fame, mi prepari qualcosa, sera? Mamma, stasera c'è un bel film alla TV, mangiamo prima. Mamma, me l'hai ricomprata la tuta da ginnastica? Beh, la lascio ai suoi doveri di mamma. È stato veramente un ottimo caffè. La ringrazio. Senta, perché non prova a suonare qualche volta? Almeno per se stessa. Non avrei dovuto sposarmi. Proprio. Miranda, scusa un attimo.
Sì, hai perfettamente ragione. È proprio quello che gli ho detto io. A lei non è sentito affatto. E anche se non vuole o non sa sparare, deve venire. Dopo la caccia andremo a mangiare in campagna. C'è qualcuno che riesce a contraddirla qualche volta, contessa? Beh, qualcuno che ci può, c'è, ma la paga duramente. Perché non ci prova lei? In fondo non mi teme, è chiaro. Spero non le dispiaccia. Ah, tutt'altro. E poi, se lei è qua, la prima vittoria è mia, no? Lei ha fama di essere una specie di misantropo nella vita privata. Ma cara, non sai che questi sono i tipi più pericolosi? Contessa? No, grazie. Dovrebbe essere vietato dalla legge rifiutare lo champagne. Comunque ammetterà che sono pochi gli artisti che bevono solo acqua. Mia madre conserva un'immagine molto romantica dell'artista. Genio e sregolatezza. Un insegnante non è sempre necessariamente un artista. Quanti dei suoi colleghi ha visto qui? Cosa vuol dire? Se l'ho invitata è perché non la considero solo un insegnante. Lei ha qualcosa di diverso che mi incuriosisce. Non so se sentirmi offeso o lusingato di essere preso come oggetto di studio. Bravo, maestro. Un punto a suo favore. Però stia attento, perché il desiderio segreto di mia madre è quello di impadronirsi della vita degli altri. Un giorno le racconterò molte cose. Ma la mia vita è abbastanza banale, fatta di orari, di abitudini. Le dirò che mangio sempre allo stesso posto e alla stessa ora. Lei ama dipingersi di squallore, vero? Però io sento che la sua vita è stata diversa. Tutto ciò che è piatto e mediocre mi respinge. E lei non lo è. Io sono semplicemente un maestro di violino. E le direi anche abbastanza vecchio se sua figlia non mi accusasse di civetteria. Non ha il diritto di considerarsi vecchio un uomo di 47 anni. Ha ragione Laura. La sua è una civetteria al contrario. Come fa a conoscere esattamente la mia età? Si ricorda di quel giorno in cui mi trovò a curiosare sul registro? E che cos'altro ha scoperto? Non abbastanza, purtroppo, ma non mi arrendo. Maestro Joe Russo. Questo non c'era sul registro. Anch'io ho i miei segreti. E se lei non parla, io taccio. Guardi, Laura. Io sono un uomo tranquillo, conduco una vita opaca magari, però mi sta bene così. Perché lei vuole turbarla con la sua curiosità? Che cos'è? Un nuovo gioco mondano? No, non è un gioco. Non la prenda in questo modo. Per me è diverso. Non so come spiegarle. Laura? Guardi che c'è Renato che la sta cercando. La prego, non sia arrabbiato con me. Io vorrei solo conoscerla meglio, mi creda. Ma cosa succede laggiù? Ah, è mia madre. Ha voluto assolutamente che si facesse una griglia. Ma come sempre nessuno sa accendere il fuoco. Fanno solo un fumo terribile. Ah, finalmente Laura. È un'ora che ti sto cercando. Ma dove ti eri cacciato? Bravissimo, complimenti. Eravamo già rassegnati l'idea di morire affumicati qui. Non sapevo che la griglia facesse parte delle abitudini di una vita banale. Beh, le dirò che l'arte di accendere il fuoco è un segreto che conoscono soltanto i veri signori e i contadini. Ah, sì? Thank you.
Senti, Peggy, io sono qui soltanto Giovanni Russo, maestro di violino. Non tocco whisky, perciò niente Joe, niente whisky, niente di niente. Mi sei proprio deciso di buttarti via, mia piccolo. Stai tranquillo, non dire niente a nessuno. Ma non è possibile che vi conosciate. E perché no? Per me niente è impossibile. Io conosco mezzo mondo, sai, e anche più di mezzo. Perfetto, così finalmente sapremo tutto di lui. Perché l'hai chiamato Joe? Segreto, vero Joe? E poi ricordati che sono io che faccio le domande. Veramente credevo che tu fossi ancora mia amica. Questa è un'abitudine mia, cara Margherita. Io non direi mai a nessuno tutte le cose che so di te. E poi insistere non serve. Laura. Chiedo scusa. Peggy. Oh, piccola mia, come sei bella. Tua madre sarà gelosissima di te. Peggy, sei terribile. Ma per me sei la donna più favolosa del mondo. Allora accompagnatemi a bere qualche cosa. Te l'avevo detto che mi occupo del conservatorio. Beh, ho deciso di farlo conoscere un po' di più. E per questo ho organizzato un viaggio in Israele per il mese prossimo. Scambi culturali. Perché non vieni anche tu? Oh, se io sapessi dove sarei il mese prossimo, morirei di noia. Invece vorrei sentirti suonare. Grazie. Ma dicono che sei bravissima. È che è un ottimo insegnante. Ma forse tu lo conosci molto meglio di me. Ehi, Giovanni, con il violino se le cavava piuttosto bene. Hey, what a dumb shit you are to bear yourself in a place like this, huh? Today, I mean, I had a hell of a time recognizing you. And you too have changed. Oh, sure. Oh, and somebody else, I 20 or 30 or 40 years. You remember how many years it's been, huh? I don't know. And you're still right here. Right here. Un pubblico vero, finalmente. Perché quello del saggio che cos'era? Ma parenti, amici, tutta gente ben disposta. A Israele sarà diversa. A me piace la sfida. Alla gente io non ci penso. A me piace suonare basta. Perché sei un'egocentrica. Ah, io comunque, guarda, ho una paura terribile dell'aereo. Il mio insegnante non può venire, quindi io dovrò affidarmi a lei, maestro. Perché? Hai bisogno di qualcuno che ti rimbocchi le coperte? Oh, spiritosa. No. Ma sì, stai tranquilla, per qualunque cosa puoi rivolgerti a me. Sì, perché è la prima volta che sono salito sull'aereo. Era il primo, no? Portavo lo studente. Siamo amici di nuovo, vero maestro? Niente più domande, niente più indagini indiscrete. Sono brava, no? Forse sarà lei un giorno a parlarmi della sua vita. Io so anche aspettare. Ah, la mamma. Buongiorno, contessa. Buongiorno, maestro. Laura, non vai a casa, tesoro? E dove credi che stessi andando? Beh, fa presto. Ha telefonato Renato. Viene a prenderti fra mezz'ora. Ho detto che andava bene. Naturalmente. Decide sempre lei per me. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Vorrei parlarle un momento, se ha tempo. Beh, cosa fa l'impalato? Vuol salire, per favore? Ho deciso di farle cambiare abitudini per un giorno. Andiamo a colazione insieme. Ho cercato di conciliare le due cose, ma è impossibile. Devo andare a Ginevra per forza. C'è una riunione del Saroptimist e io sono relatore ufficiale, quindi non posso mancare, è chiaro. La capisco perfettamente. Sapesse quanto mi secca non venire in Israele. Perciò le affido mia figlia. Veramente Laura non ha bisogno di tutori. Eppure se sapesse, qualche volta è così fragile, insicura. Sarà che la bambina ha perso suo padre prestissimo. Non so. Poi si sfoga sempre con me. A volte ho l'impressione che mi detesti. I giovani giudicano sempre e a volte sono molto crudeli. Laura lo è. Le sue impennate contro me, contro i nostri amici, contro il nostro ambiente sono insopportabili. Ribellioni completamente fine a se stesse. Io penso che Laura sia abbastanza consapevole delle sue scelte.
Cosa vuole che scelga? Sposerà uno del nostro ambiente e farà una vita mondana più o meno divertente. Da noi non si sfugge a certe regole, sa? Del resto, ho l'impressione che Laura sia già innamorata. I suoi cambiamenti d'umore sono molto tipici. Mi sembra piuttosto normale alla sua età, no? Speriamo che le passi questa aggressività contro di me. In fondo le ho sacrificato la mia vita. Ma parliamo un po' di lei. Le confesso che ho cercato di corrompere Peggy, ma non ci sono riuscita. Senta, Margherita, perché si interessa tanto a me? Forse perché la vita di provincia non offre di meglio. Ah, sì? Si incontra sempre la stessa gente. Io poi sono così presa dai miei affari che gli uomini ora sono passati in secondo piano nella mia vita. Ma forse è proprio quello il posto che meritano. Perché li disprezza tanto? Perché ho sempre vinto io, abbastanza facilmente. E il gioco del dominare non mi interessa più. Da tanto tempo non incontravo una persona come lei. Pensi che le permetto perfino di contraddirmi? Non direi. Lei mi coinvolge in tutti i suoi impegni mondani e io non riesco mai a dirle di no. Non ci provi, la prego. E non dica più che lei è un oggetto di studio per me. E che cosa sono allora? Non so. Però so cosa potrebbe essere. Senta, Margherita, forse questa per lei è una nuova competizione, però io sono arrivato a un punto della mia vita in cui non posso più permettermi delle scommesse sentimentali. Lo sa che non sono abituata a rinunciare facilmente. Internazionale Ben Gurion di Tel Aviv. Vi preghiamo di allacciare le cinture e di non fumare. For you? Questa è sua. 25, 26. Maestro, le annuncio che abbiamo le stanze di fronte. Ah, già, è vero. Bene. Vado su in camera mia a disfare le valigie e a mettermi un po' in ordine. Ci vediamo più tardi nella hall. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Laura, scusa un attimo. Stia attento, problema per la lingua, tutto a posto? Sì, sì, tutto a posto. Bene, beato lei, maestro. Ma quale beato? Allora, mi raccomando, soltanto pazienza. Sì, no, noi ci vado a vedere se hanno sistemato la disposizione. Maestro, arrivederci. Andiamo. Allora, ci viene a bere qualche cosa nella mia stanza? Oh, ma si può sapere cosa vuoi da me? Ma io faccio sul serio, Agnese. Piantala, Claudio, io non ho tempo da perdere con i minorenni. Oh, se shalom bim roma, kuya se shalom aleinu, ve al kol Israel.
shalom aleichem ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. E tu che fai qua? Non riesco a dormire. Farei volentieri una passeggiata. A quest'ora? Pensavo a tante cose. Anche lei, maestro, è molto solo, come me. Ma a differenza di me, tu hai molti amici della tua età qui. Non c'è dialogo con quelli. Lei mi considera ancora una ragazzina, vero? No, perché? Hai quasi 16 anni. Vede, io con lei sento di poter parlare. Maestro. No, niente. Senti, facciamo una bella cosa. Ci prendiamo un bel bicchiere di latte e ce ne andiamo a dormire. May I have a glass of milk for this young lady? With pleasure, sir. But does it have a very hoffen in love, I have to say. Cin cin. Un paesaggio molto suggestivo. Non me l'immaginavo così. Sì, è vero. Ah, a proposito, ha telegrafato a sua madre. Credo che se l'aspetti. Non credo. Comunque ho telegrafato. Io recito la parte della figlia come lei quella della madre. Lei ne parla sempre con tono ostile e ironico, però ne parla sempre. Mia madre ha il dono di essere sempre presente, di sapere sempre tutto, di non avere mai un dubbio, né su se stessa né sulla sua vita, e non lo nasconde di certo. È convinta di essere l'unica persona giusta al mondo. E forse in buona fede, credo. Però sua madre le vuole molto bene. Forse, ma lei vuole avere sempre in pugno la vita degli altri, anche la mia. E questo mi fa paura perché mia madre è molto più forte di me. Posso aiutarla? Ha perso qualcosa? Il mio accendisigari. Perché si preoccupa così? Era un oggetto molto importante. Sì, era un caro ricordo. Mi dispiace. Gli altri ci stanno aspettando. Tu basta che vedi una vetrina di cianfrusaglio, non capisci più niente. Andiamo, dai.
maestro? Ma dove si era cacciata? Ho voluto girare un po' da sola. Questi posti mi aiutano a pensare. E gli altri dove sono? Dovrebbero essere più avanti. Però non mi interessa. Non ho voglia di raggiungerli. Perugia è una vera città. Sai, è una città piccola. Come qui, su Miglia ci sono studenti di tutti i paesi. Lei ha molto talento, Laura. E mi dispiacerebbe davvero se abbandonasse lo studio proprio in questo momento. Non l'abbandonerò, maestro. Mia madre è fissata con questa storia del matrimonio. Ma anche se mi dovessi sposare, non rinuncerò ai miei progetti artistici. Purtroppo, Laura, certe cose si dicono, ma poi è difficile sostenerle, non le pare? Non per quello che mi riguarda. Ma nel suo ambiente ci sono delle regole fisse alle quali non si sfugge. E vedrà che quando troverà il ragazzo giusto, sarà costretta a scegliere. Io me ne infischio. Non si può subordinare la propria vita al rispetto di certe convenzioni. Il giorno che deciderò di sposare qualcuno, lo farò solo per amore. Non potrei mai accettare un uomo solo perché piace a mia madre. Non credevo che una ragazza come lei fosse così romantica. Maestro. Dimmi, cara. È possibile pensare sempre a una persona? Chiudere gli occhi aspettando un bacio e riaprendoli, scoprire che si ama un altro. Ma queste sono le cose che capitano quando si è ancora molto giovani, sai? Benché forse possono succedere anche più tardi. Sono le cose che rendono più bella la vita. Vede, io fino a qualche giorno fa amavo un uomo e poi ho conosciuto Sam. Ci penso ogni istante. E non sei contenta? Oh, sì, molto. È solo che non capisco. Ma scusi il disturbo, maestro. Buonanotte. Buonanotte. La sua stanza non era di fronte alla mia. Povera Agnese. Ha voluto cambiare la sua stanza con la mia per stare più vicino a lei. E non si è accorta che la camera che lasciava era proprio quella attigua. Sente che buon profumo che c'è nell'aria. Se fosse tutto diverso. Se per esempio ci fossimo visti per la prima volta stasera durante la cena in albergo. Ci saremmo forse guardati da lontano per tutto il tempo. Io, per esempio, potrei essere una turista greca. Ed io un importatore di diamanti olandese. Che succederebbe? Beh, innanzitutto avremmo delle difficoltà per via della lingua. Li risolvo. Abbiamo entrambi una nonna italiana. E allora? Beh, allora, diciamo che alla fine della cena io le invio un bigliettino sul quale c'è scritto... Vuole concludere la serata insieme a me? Io mi alzo e mi allontano, sfiorandoti appena con lo sguardo. Nella hall mi fermo. Io mi avvicino, ti prendo delicatamente per un braccio e ti conduco via. Andiamo a ballare, beviamo un mare di champagne e facciamo tardissimo. Poi torniamo in albergo. E io ti dico, la serata è appena cominciata. Vogliamo... continuarla nella mia stanza. Entriamo e la troviamo piena di rose che nel frattempo io ti ho fatto mandare. Ci sediamo sul divano e io mi avvicino a te. Sempre di più. Sempre di più.
Come? Proprio adesso? Domani mattina dobbiamo alzarci presto, abbiamo tante cose da fare. Buonanotte. Buonanotte. Veramente bello, si accorge, complimenti. Grazie. Certo, abbiamo. Professor Nathan! Professore! Joe, come stai? Professore, come va? Sei rimasto sempre lo che stesso. Che gioia rivederla. Perde per anni. Ecco, io trascorro qui 6 mesi l'anno. Le lezioni di perfezionamento, lo studio. C'è tempo anche per un po' di meditazione e per qualche buona lettura. Questa è un'oasi di pace. In fondo è una specie di monastero. E ora vi offro qualche cosa da bere. Venite, così vedete anche la mia cella. Su, venite. Era il mio migliore allievo. E poi
divenne il più famoso. Quante volte mi faceva arrabbiare, perché faceva sempre di più di quello che io gli chiedevo di fare. Mi provocava con le sue improvvisazioni. Ma la cosa più divertente è che per il suo primo concerto dovetti prestargli il mio frac. Te ne ricordi, Joe? Come? Non mi andava proprio a pennello, però mi portò molta fortuna. Maestro, io ho a casa un disco di un concerto di Paganini inciso da lei. È una delle cose più belle che abbia mai ascoltato. Paganini. E tutti gli altri. Sono loro i compagni inseparabili della mia vita. Non mi lasciano mai. Non mi lasciano neppure per un momento. Ah, sai che conservo ancora le incisioni di tutti i tuoi migliori concerti? Joe, il figlio del barbiere, divenuto il grande Joe Russo. Uno dei più giovani concertisti del mondo. Che cos'è accaduto, Joe? Perché hai gettato via così i tesori del tuo talento? Non lo ha gettato il suo talento. L'ha usato per insegnarci ad amare la musica e ci è riuscito. Non basta insegnare agli altri, bisogna suonare. Ormai non posso più, maestro. Ricordi ancora la nostra suonata a due? Prendi il violino, Joe. Troppo tempo, troppe cose. Si può suonare soltanto se si ama. Fu il suo primo insegnamento, maestro, se lo ricorda. Prendi un violino, anche tu. Arrivederci, maestro, e grazie di tutto. Arrivederci. Ciao. È stato un giorno indimenticabile. Arrivederci, maestro, e grazie. Arrivederci. Arrivederci. Tornate presto. Arrivederci, maestro. Arrivederla. Arrivederci. Arrivederci. Tenga, è per il suo compleanno. Ho letto la data sul registro del conservatorio. E tanti auguri. Non so come ringraziarla, è un pensiero molto gentile. È uguale a quello che ha perso. Già. È quasi uguale.
Avrei dovuto dimenticare quell'invito quella sera, e invece non ci provai neppure. Sapevo chi era Jean Anderson. Ricca, viziata, stravagante, bellissima. Quattro mariti, quattro divorzi, un solo interesse, l'alcol. Ci andai per gioco o per sfida, non so. Mi sentivo molto sicuro di me allora. Non ti piace avere tanta gente intorno, vero? Andiamo. Quando se ne saranno andati tutti, torneremo qui. Sposammo dopo tre giorni nel mio camerino al termine di un concerto. Fu un avvenimento, un grosso avvenimento. Nessuno mi diceva niente, ma sapevo benissimo com'ero considerato da molti nell'ambiente. Un pezzo da collezione nella vita di Jean, ma non mi importava nulla. Io l'amavo e questa era l'unica cosa importante per me. L'amavo profondamente, totalmente, come in una favola, come in un sogno impossibile che all'improvviso si realizza. Era così felice, fragile, dolcissima, una moglie meravigliosa. Riuscivo a volte a farle dimenticare quell'orribile desiderio di distruzione che la tormentava. Fu allora che conobbi Peggy. Io li ho conosciuti tutti e quattro, le altre. Ma tu mi piaci. Non sei come loro.
E se ne è accorta anche lei. Non ha mai avuto nessuno che l'amasse veramente, povera Jean. Ma non illuderti. Sei arrivata troppo tardi. Jean. Ti prego, dimenticami. Per favore, mandami via. Non farti rovinare da me. Sei troppo importante. Ma no, ma non sì, dire così, è vero. Non dire questo. Non puoi rovinare la tua carriera per colpa ma mia. Stai tranquilla. Ma mandami via. Stai tranquilla, Dora. Io voglio stare con te perché voglio aiutarti. Perché io ti amo, capisci? Anch'io ti amo, Joe. Non voglio più bere, te lo prometto. Non voglio bere mai più. Io invece ero convinto che ce l'avrei fatta, sicuro di me e della mia forza. E che cosa è successo dopo? Niente, tutto fu inutile. E accadde ciò che doveva accadere. Troppo alcol unito a troppi sonniferi. E una sera, tornando a casa, beautiful man here now. Yeah, okay, of course, beautiful. I know, I know. And look at him, down. Look at him, isn't he beautiful? Yeah, yeah, of course. And what are you? Well, stop drinking now, you are darling, and come I'm with me. I drink so much I want, you know, sir. Well, but I can't even but speak, you know. What do you want? You want well, to marry me I want me just or what? That you come with you my want home, I want oh, to make you all with your you, home, you know. Leave me alone. Well, it doesn't matter mean? What. Well, I just matter how much I want. I don't mind. Oh, you don't mind. I don't come with you. No, I just... It's all right, okay? No, not okay. No. Why not? I don't want it. I told about... you oh. I don't go to your home. It's always the same old thing. I don't think thing. To go to your home. Why not? How much do you pay me? Poi smisi di suonare. Si era creato un tale vuoto nella mia vita che non riuscivo neanche a suonare. E senza la musica non c'era nulla che avesse più scopo per me. Sua moglie ha avuto la gioia di vivere una storia d'amore meravigliosa. Non importa quello che è costata. Anch'io sarei pronta a rinunciare a tutto per un amore così. E sarei pronta a farlo subito. Laura, io potrei essere veramente tuo padre. Sì, lo so che questa è una cosa che ti fa arrabbiare, ma è la pura verità. Renato ti sta aspettando da più di un'ora, lo sai? Io proprio non ti capisco, figlia mia. O forse ti capisco fin troppo bene. Laura, da quando sei tornata da Israele sei insopportabile. E il motivo è molto chiaro. Guardami quando ti parlo. Ricordati che a una madre non sfuggono certe cose. Dimmi la verità. Hai per la testa qualcuno che non dovresti avere. Il maestro Russo, per esempio. Non ne sarei affatto sorpresa. Te ne vai adesso, eh? Se non mi rispondi vuol dire che è vero. Ma lo sai che ha 30 anni più di te? Ho una sorpresa per voi. L'ha portata mia figlia da Israele. Quello che state ascoltando è il maestro Giovanni Russo, o meglio, il famoso violinista italo-americano Joe Russo,
che ora abbiamo il piacere di avere tra noi. Davvero? Ma perché non ci aveva detto mai niente? È una cosa veramente imperdonabile, sa? Sapevi che è stato il quinto marito della Gina Anderson? Gina Anderson, già, quell'ereditiera americana che morì alcolizzata. No, non ricordo. La figlia di quel ricchissimo petroliere. Di origine greca, mi pare. Se ne parlò molto. Ah, ma non era un torello? No, quello era il terzo marito. C'era un tennista, se non sbaglio. Che cosa fa, maestro? Non è questo il modo di andarsene. Joe, la mia amica non voleva offenderla. E io ho parlato solo perché si sapesse chi è lei veramente. Non capisco la sua reazione. Lo so, contessa, né lei né i suoi amici possono capire. Arrivederla. La prego, non mi tratti in questo modo. Non lo merito, non credo di meritarlo. Perché no? C'è un discorso aperto fra noi. Non finga di averlo dimenticato. Non c'è niente da dimenticare. Che vuol dire? Vuol dire che era un discorso già chiuso prima che incominciasse. Non mi trova abbastanza giovane per la sua età? Lei è fin troppo giovane e affascinante. E non c'è bisogno che glielo ripeta anche io. Però non si può tenere tutto nella vita. Arrivederla. Credevo che le donne ricche avessero un particolare fascino su di lei. Lei invece le vuole ricche e giovanissime. Direttissimo per Milano, parte dal primo binario. Maestro! Maestro! Perché se ne va via così? Che cosa le ho fatto? Joe, non lasciarmi! Avrei capito che non posso vivere senza di te! Portami con te! Io ti amo! Sono morta di stanchezza. Il viaggio di Londra è stato infernale. 2 ore d'attesa all'aeroporto. Un aereo che ballava come il tempo delle pioniere. Sono venuta proprio a Palaura. Sono tanto felice di rivederti. Ma non eri a Ginevra? Certo, fino all'altro ieri. Ma ieri sera c'era il primo concerto di Joe Russo dopo 20 anni al Covent Garden. Certo, non potrebbe mancare. Joe Russo ha ripreso a dar concerti. Ma voi non leggete neanche i giornali in questo paese. Joe si è chiuso. Lui è in violino, chissà dove, per quasi 1 anno. E ieri sera ha ricominciato. Fantastico! Il pubblico non smetteva mai di chiamarlo sul palco. E lui era teso, emozionato come un bambino. Oh, sono proprio distrutta, non vedo l'ora di andare a sdraiarmi su un bel letto. Ti faccio preparare subito la camera. Grazie. Allora, questo fidanzato ufficiale, quando lo vediamo? Alle prese con i regali. Eccolo lì. E sta sicuramente parlando di rugby. Vieni. No, no, per ora mi basta da lontano. Non ti piace, vero? No, perché? È giusto lui, la sua posizione, tutto secondo le regole. E il violino? Da quando non c'è più il maestro Russo? Ne sa proprio sicuro che va tutto bene, bambina mia? Tutto secondo le regole, no? Laura! Ti ho disturbato? Ma no, tesoro mio. Mi sono appena fatta una bella doccia, sai? Volevo sapere se avevi bisogno di qualche cosa. Io no. Tu forse? Hai parlato con lui? Parlata? Parlata con chi? Con Joe. Certo che ho parlato con Joe. Ci abbiamo passato tutta la serata assieme. Figurati quante cose ci siamo dette. E era solo? Voglio dire, non ha trovato un'altra donna? Joe?
Ma mi sembra che tu non hai capito proprio niente, bambina mia. Vent'anni di più. Tu, perché guardi me? Hai capito già, io vorrei dirti che forse tu lo sai, un bene segreto e profondo, una cosa dolce che io nascondo dentro me, l'amore più grande del mondo, nato troppo tardi ormai per un uomo come me. Innamorato di te.
ed ho 30 anni di più. Bene, allora ci vediamo dopodomani, signorina. No, maestro. Giovedì, allora. No, maestro, non verrò più. E perché? Ha deciso di non continuare a studiare? No, maestro. Ma perché allora? Perché sono innamorata di lei.